Sono arrivato al CrossFit per puro caso, perché un mio amico si stava allenando, aveva scoperto questo nuovo tipo di allenamento, diciamo, funzionale, e mi sono, diciamo, interessato, però proprio per caso, come cioè, avevo un po' di panzetta nel periodo dove dovevo mettermi in forma e quindi ho trovato il CrossFit. CrossFit mi ha subito attirato perché l'ho trovato in gergo tecnico challenging, perché facevo fatica, era intenso, non dovevo dedicarmi ore e ore come facevo prima, magari in passato nel bodybuilding, e potevo anche sfidarmi con altre persone e mettermi alla prova. Quindi il discorso del CrossFit per me è stato molto interessante per quel fatto lì, cioè potevo mettermi in gioco con altre persone, cioè la community. Va bene, ma è molto intenso. Ho finito quest'open, il 18.1, e bisogna firmare. Mi fermo qua, vediamo se riesco a far vedere. È un po' tremolante la mia firma perché sono un po' finito. Sì, certo, ho parecchie esperienze sportive, arrivo dallo sport, ma arrivo da tutt'altri sport. Cioè, ho fatto anni di gara di windsurf, poi di kitesurf, e quindi ho un buon solido passato sportivo. E devo dire che appunto il CrossFit è molto interessante perché mi ha permesso di continuare a fare le mie attività quali windsurf e kitesurf ed arrivare sempre preparato quando vado sullo spot e fare appunto il windsurf e il kite. Quando vado ad allenarmi, faccio un esempio, e c'ho da fare un wood particolarmente duro, e mi ricordo circa una settimana fa ho rifatto Fran, che è un workout decisamente duro, che sembra che ci sono quattro cose in croce, ma in realtà è molto intenso, e il mio obiettivo era di stare almeno tra i 5 e gli 8 minuti. E c'erano tutti i miei amici del box che continuavano a incitarmi, è stata una gran e forza per me, e nel momento in cui ero all'ultimo blocco, cioè quello dei 9, è stato veramente fondamentale avere persone che mi stessero dietro. Quindi è sì uno sport individuale, ma anche uno sport di gruppo, di community, che per me è molto importante. Cioè, quando vengo al box non vengo solo a allenarmi, ma vengo a trovare un gruppo di amici, una famiglia, quindi conosco tutti per nome, non è come quando andavo a fare bodybuilding che mi attaccavo a una macchina e lì ci rimanevo e forse parlavo con qualcuno. Invece nel CrossFit è un bel ambiente, mi sento a casa. L'allenamento di stasera si chiama 18.2. È un allenamento un po' complesso, dobbiamo usare i dumbbell che sono i manubrietti. E in più dobbiamo fare dei clean, che non vuol dire pulire per terra, ma in realtà bisogna tirare sul bilanciere. Perché poi il discorso allenamento, poi il giovamento fisico, perché c'è un vero giovamento fisico nel CrossFit, perché è veramente veloce. Però direi che la parte, ritorno a quello che ho detto prima, la parte community è stare insieme e tra parentesi mettersi alla prova con il tuo compagno, per me è un ottimo grippante. Dovevo provare il muscle up, che è questo esercizio che si fa alla sbarra, vi faccio vedere. Un momento di ginnastica. L'unico movimento che non ho è la corda, infatti io ci provo. Cioè la cosa che dice oddio, cioè questa cosa qua non la voglio fare. Sì, il back squat è un... Non mi piace perché non sono fortissimo di schiena, ho molto rispetto agli esercizi fatti con la schiena,
se dovessi caricare più del dovuto ne risentirei. E quindi ho sempre, anzi, più che ho molto rispetto del back squat in realtà, ecco, potrei dire questo, cioè quando c'è da fare ho paura a caricare troppo e sono molto titubante, anche se è un esercizio molto completo, però in realtà il back squat mi fa un po' paura. Ah no, bello, bello, assault bike mi piace, assault bike mi piace. Perché al salt bike vince sempre lei, più gli dai e più lei ti dà. È come un rapporto con una donna che ti chiede la carta di credito, più gliene dai e più lei vuole spendere. E quindi mi piace, vince sempre lei. Rof, è bello, no. In realtà, sì, il back squat, fare i massimali di back squat mi spaventano. E no, competizioni no, ho fatto competizioni legate al mondo del fitness, però ho fatto delle Spartan Race, ma competizione di CrossFit no, ho fatto competizioni in palestra da noi, ma sono vecchiettino. Vabbè, no, cioè potrei fare senior, no? Master, dopo i 40 sono i master. Sai, per me anche il CrossFit non è solo, parlo a rotta di collo, per me il metodo CrossFit è anche una cosa importante anche per la mia famiglia, perché spesso mi ritrovo con mia moglie e i miei figli non solo nell'ambiente del box a condividere l'apprendimento, cioè quello che ho imparato qua lo uso anche nella vita di tutti i giorni. Che ne so, andiamo nel bosco e ci divertiamo al percorso vita con le sbarre e appendo mia figlia che ha 7 anni alla sbarra, vediamo per quanto tempo sta appesa, ed è anche un gioco. E oppure quando mia figlia fa la cattiva le dico fai 10 burpees e lei non so se è contenta, anche perché spesso mi trovo è stanco, magari in difficoltà, e quello che ho preso negli anni di allenamento CrossFit è quello del non mollare e tenere duro fino all'ultimo. È anche un insegnamento di vita, trovo, il nostro metodo d'allenamento. Dico nostro perché ormai me lo sento di famiglia, e quindi spesso mi trovo che sono lì, non so, non ho voglia, non ce la faccio. Però devo dire che questo metodo di, questo stile di vita, perché non è un allenamento, perché diventa più uno stile di vita, ti permette di superare spesso delle difficoltà che abbiamo nella vita di tutti i giorni. Quindi io lo consiglio a chi magari si sente in difficoltà oppure un po' così, che il CrossFit è una buona ragione di vita e di, sembra quelli motivazionali, hanno droppato. Il metodo di allenamento che facciamo qua in generale, nei vari box, ti permette di affrontare le difficoltà e ti permette anche di essere organizzato per quello che è la quotidianità. Se tu arrivi in ufficio e hai una catasta di documenti che devi sistemare, oppure sei nel tuo cantiere di lavoro e devi fare tantissime cose, se hai un po' un approccio CrossFit, diciamo, e quindi cerchi a pianificare e arrivarci a step, ti permette di arrivare e di risolvere il problema in modo più semplice, cioè sei più abituato anche mentalmente ad approcciarti in modo differente. Se avessi incontrato il CrossFit, ma in realtà avrei fatto sempre qualcosa di simile, perché comunque la corsa l'ho sempre tenuta negli anni, e l'esercizio a corpo libero, quindi quali sono i push-up, quali possono essere le trazioni a sbarra, le ho sempre mantenute. E avrei continuato comunque a fare dell'attività funzionale all'aperto a casa, che poi in realtà la prima volta che ho visto il CrossFit è stata nel film Rocky 4. Provate a pensare a Rocky 4 quando lui si allenava nella scena in Siberia, che si doveva allenare contro Ivan Drago. Lui faceva esattamente CrossFit, cioè,
Guardatelo, lui praticamente salta la corda, va a correre fuori, e fa pesistica perché comunque fa dei clean, lì lo fa con la, sì, lo fa con la carrozza che tira su la moglie, che quello dice non fa male, non fa male, e quando spacca la legna sono dei movimenti che vai a fare col dumbbell fondamentalmente. Quindi il CrossFit c'è da un bel po' di tempo, chiaro, Greg Glassman è stato bravo a mettere insieme il tutto e farne una vera e propria disciplina. Va bene?